Oggi realizzeremo la prima pagina dinamica con Arduino Yun che sfrutta il servizio che abbiamo scritto ieri. Quindi una piccola paginetta dove dovremo scrivere un po' di JavaScript, ma vedrete che è semplice, e usare una libreria particolare che si chiama Zepto.js per interagire in modo dinamico con la pagina. In questo modo la pagina HTML viene scaricata dal browser e resta lì, cioè non viene caricata ogni volta che la toccate. In questo modo il tutto è più rapido. Quindi andremo a leggere i valori pubblicati dal servizio temperatura che abbiamo creato ieri. Recuperate lo sketch e iniziamo subito. Ieri abbiamo realizzato un servizio con Yun chiamato temperatura. Abbiamo caricato il tutto, ora vediamo come richiamarlo da una pagina dinamica realizzata sempre tramite Yun e servita tramite Arduino Yun. Dovete andare a individuare la cartella del vostro sketch, nel vostro sketchbook, questo è lo sketch che abbiamo creato. Qui create una cartella chiamata www. Dentro dovete andare a realizzare un file HTML. Vi serve però un file speciale, zepto.js, una libreria JavaScript. Questo zepto.js la potete scaricare dal file zepto.js.com. È una versione stringata di jQuery, che è una famosa libreria JavaScript che viene utilizzata per lavorare su internet e interagire con risorse tipo servizi internet e così via, e anche con la pagina in modo semplificato. Quindi scaricate il file, lo trovate qua come download, qui fate tasto destro, salva come e ve lo salvate nella cartella www. Ora dovremo andare a realizzare una pagina HTML in cui fare la chiamata al servizio che abbiamo creato. La pagina poi la salveremo come index.html nella cartella www. Creiamo un documento HTML con doctype HTML, quindi un po' più formale, i tag HTML aperto chiuso. Dentro ci serve la head, intestazione del file, e poi il body. Un file HTML, nella parte head trovate l'importazione delle librerie, gli script, l'inclusione dei CSS, le informazioni sulla pagina. La parte body è quella che si vede, quella visualizzata veramente, e qui andremo per esempio a scrivere, facciamo span, chiudo span, qui dentro gli mettiamo ancora nulla. Caricasse adesso la pagina, vedrete scritto ancora nulla. Questo span può essere identificato con un identificatore univoco che chiamo testo 1. Noi andremo a chiamare il servizio dell'Arduino, mi faccio dare il valore, vado a individuare questo span che si chiama testo 1, invece che ancora nulla scrivo il valore ricevuto. Vediamo come farlo. Intanto nella parte head vado a includere la libreria che ho scaricato con script, metto type, il tipo di script è un text barra JavaScript, chiudo virgolette e dico src uguale il nome del file zepto.js, chiudo tag script e ecco a posto. Poi facciamo un'altra riga, la modifico un attimo. Qua invece che src andremo proprio a scrivere il codice che ci serve. È una semplicissima funzione, chiamo function, questo è in JavaScript. La chiamo refresh, aperta e chiusa tonda, metto le graffe anche qua. Dentro qui c'è una scrittura tipica di jQuery, quindi parto con dollaro, aperte e tonde, questo serve per identificare un oggetto, un ID. Virgoletta semplice, qui metto cancelletto testo 1. Cancelletto sta per riferimento o ID, quindi dico trovami all'interno del mio documento, cioè della parte body, l'elemento che ha ID testo 1. E quindi questo dovrebbe andare a identificarmi lo span che abbiamo visto prima. Dopodiché qui faccio load e metto barra Arduino barra temperatura. Cioè carico il valore del servizio che abbiamo creato, che è sotto l'indirizzo Arduino temperatura, e lo vado a sostituire al valore qua, ancora nulla. Come faccio a farlo caricare? Nella parte body posso mettere onLoad, quindi al caricamento della pagina faccio setInterval, punto e virgola. SetInterval è una specie di
è un sistema per chiamare in modo ripetuto una funzione. Qui metto il nome della funzione, refresh, e gli dico ogni quanto. Quindi quando la pagina viene caricata, viene chiamato onload, chiama questo setInterval che ogni secondo, ogni mille millisecondi, richiama refresh. Refresh individua l'elemento che si chiama testo 1 e mette al suo interno quello che trova leggendo il servizio Arduino temperatura. Salviamo la pagina, la mettiamo dentro alla nostra cartella. A questo punto ricolleghiamo l'Arduino via Wi-Fi e ricarichiamo lo sketch. In questo modo viene caricato e trasferita anche la pagina. Ora aprite un browser, dovete inserire l'indirizzo che è arduino.local/sd e il nome del vostro sketch. Il mio è un casino, come vedete. Dopodiché vedete che il numero viene ricaricato ogni secondo. Anche per oggi è tutto. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Se siete soddisfatti dei video, condivideteli sui vostri social, mettete un mi piace. Se ci fosse qualche errore, perdonatemi, anch'io sono umano. Metto le mani avanti. Comunque, vi ringrazio di tutto e ci vediamo domani. Ciao!